Non bentornati nel mio canale. O oh, benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge, allora, tesoro, mh, molla il piatto un secondo. Siamo qui, ragazzi, in casa Snow bentornati. Io mi scuso. <coughs> Per la voce Eh... Uh, sede, ok, ma tanto non devi chiamare nessuno Perché la nostra Ella Sì, ragazzi Sta per andare in pensione Sapete perché non sono venuta a lavorare? Perché ho tanto da lavorare a casa Quindi siccome ho fatto tutto Quello che dovevo Il mio dovere per anni, ora mi sono rotta le pere Addio, va bene, ok, tesoro Hai ragione, perché sì, ragazzi Obiettivamente, Ella ehm um, si è data veramente tanto, ma tanto, ma tanto da fare Quindi si merita, ragazzi, di stare a casa E, attenzione, secondo me per certi versi Una virgoletta è una sorta di punizione Perché stare a casa non è che significa starsene ehm, a riposo, diciamo Eh no, eh, significa doversi occupare di tutte le faccende Perché vi ricordo che finché la nostra... Diana, che sta a scuola col plumbo girato perché che è? Ah perché sì, tirata epica delle mutande pare che nel senso peggiore sia quello che un bullo non riesce a capire bene. Vabbè, ehm, mentre lei ragazzi passa ad età ancora fra dieci giorni significa che finché non diventa giovane adulta, quindi fra dieci giorni ragazzi, questa poveraccia deve continuare a fare i lavori domestici per altri dieci giorni. Quindi non è proprio una grazia quello che le abbiamo concesso, ma... Voglio dire, almeno mh, dovrà impegnarsi su un fronte solo. Sai, è al lavoro. E per il momento lavorasse come per li fare perché va bene così. La nostra è qua, ragazzi. Io dicevo, mi scuso tanto per la voce. Però purtroppo non sto bene. Oh no, patato, anche tu non stai bene. Siamo ragazzi a Brindleton Bay, come potete vedere. E ho portato... il Piccolo, adorabile Lucifero, alla clinica veterinaria di quartiere, ovvio. Quindi, ragazzi, vediamo quanto ci mette. Oh, registra Lucifero per curare la malattia, non la castrazione? No, poverino, anziano. Non oh, che bella, sta semmina, ragazzi. Mi piace. Carina. E mh, vediamo quanto ci mettono, ragazzi, a prendersi cura di Lucifero, perché voglio dire. Ogni volta che uno va in clinica la tragedia Allora, come potete notare Ho lasciato All'inizio volevo farle un, darle un taglio corto Però poi ho pensato ragazzi Che ella ha sempre portato il capello lungo E quindi sì, mi piaceva l'idea di lasciarglielo Poi acquistare Ecco, acquista articoli per animali tesoro Perché tanto <coughs> Scusate ragazzi, le finanze ci sono Allora, anti-invecchiamento No, dolcetto del benessere Ne prendiamo una ventina ragazzi però intanto proviamo a vedere qua come se la cavano ma scusate ecco ok Pablo ma come Pablo fermi fermi tutti allora dov'è Lucifero Lucifero Patato vieni qui per favore ma neanche quando stai male ti fili no per favore vieni qui Avevo scambiati i ragazzi perché sono identici. Quasi, stanno male anche nello stesso modo. Però chi è questa simmina? È proprio carina, Erika De Luca. Allora, perché siamo di nuovo ragazzi in casa Snow? Perché vi mostro subito, mamma mia tesoro. Fra due giorni Genoveffa passa d'età. E io, ragazzi, devo far passare Genoveffa d'età assolutamente perché non vedo l'ora. Allora, fai visitare l'animale. Ecco. Ce la facciamo ragazzi? Ce la faremo? Stai andando, Patato? E dicevo, quindi sì ragazzi, cioè, non è in realtà proprio una grazia quella che abbiamo fatto Ad ella perché obiettivamente... Vai qui tesoro, perché obiettivamente lei ha molto, sempre molto da fare in casa, però qual è l'aspetto positivo? Che non dovrà faticare ancora a lungo, io mi auguro viva il più a lungo possibile. Però obiettivamente, 10 giorni simmici, sì, ragazzi. Passano abbastanza rapidamente. Eccoci, curi Lucifero, per favore. Tesoro, accomodati. Ah, no. Perfetto. Terapia essenziale. Terapia costosa. Rifiuta la terapia. No, facciamo una terapia costosa noi. Eh, povero patato. Oh, lei è tornata, ragazzi. se non ho letto male, è da 8. Ok, perfetto. Non aveva fatto neanche i compiti. Visto che nello scorso episodio, oh, patato, gioca un attimo con lui con il puntatore Razer... E offri la tua amicizia. Lo so che non è proprio sempre adorabile come un micio. Però. È il tuo amico. Oh, dicevo, ragazzi, che una volta festeggiato il compleanno di Genoveffa, andremo. Torneremo in casa di uno dei fratelli Snow. E vi ricordo, fatemi sapere. Da chi volete andare per, per primo, ecco, un bel po' che non andiamo da nessuno di loro. Io non ho più giocato con loro, ragazzi, perché non ho avuto tempo. Quindi, tutto è rimasto invariato così come l'avevamo lasciati. Ehm, perciò fatemi sapere. Quindi, ragazzi, direi che a questo punto ci rivediamo a casa Snow tra poco. Lucifero sta bene. Ehm, e direi, ragazzi, che a meno che non accada qualcosa di importantissimo. Uh, vediamo un attimino. Lei, Lei fra quanto va a lavorare, ragazzi? Ecco, dobbiamo darci da fare con lei. Proviamo. E, um, direi che vorrei lavorare oggi un po'. Su, con, cioè, vorrei dedicare scusate un po' di tempo al nuovo lavoro di Anastasia. Ecco, lei inizia, va a lavorare fra un'ora. Poi, ragazzi, aspettare il compleanno di Genoveffa. Quindi, ci vediamo in casa Snow. Mentre Tiana, ragazzi, sbrocca davanti alla TV. Sempre per questo cacchio di, di, di intorno disgustoso. Tesoro, non c'è nessun dintorno disgustoso qua. Cioè, veramente non rompere le pene. Oh? Queste due danno un senso alle loro vite. Perché, voglio dire, facevano schifo quando sono tornata, ragazzi. Lei sta ancora in clinica. Prima o poi tornerà. E, mm, e sì, io volevo dedicarmi un attimino al lavoro di Anastasia. Perché. Siamo così, portavoce commerciale. Ora noi dobbiamo capire perché io non ho ancora mai fatto, mai giocato, ragazzi, con la nuova espansione, vi dico la verità. Quindi i modi migliori per migliorare il rendimento lavorativo sono completare gli esercizi preparatori per la riduzione di ingaggi, completare gli esercizi sul set e riuscire a interpretare le scene rischiose. Allora, sai, è tornato e ha una fame che se lo porta via, poveretto, quindi caro, prenditi una porzione. Tu devi andare al lavoro, tesoro. Mm. Perciò lascia fare. Per il momento, ragazzi, sviluppa l'abilità di cucina esclusivamente con la tv. Per il momento. Vai. Uh, lavora normale, sì, tanto non serve. Ok, tesoro. Tu sei perfetta adesso. Non hai nulla che non va a parte la personalità, ma su quello non possiamo farci niente. Vieni qui, tesoro. Anche tua sorella. Poi vieni qui. Uh, dunque belle entrambe più, più del sole ragazzi eccola eh, lì no ti stai ammalando ti prego non ti ammalare dobbiamo pensare al lavoro quindi penso ragazzi dobbiamo cliccare qua su controllo Audizioni aperte allora dunque fare musica compenso per l'ingaggio da 155 a 490 audizione venerdì alle ore 19 Ingaggio domenica alle 9 livello 2 di chitarra io non ce la vedo poi c'è, livello 2 di carisma, livello 3 di comicità, allora, secondo me lei è più adatta a questo, spot pubblicitario della schiuma salata. Assolutamente sì. Quindi, livello 2 di carisma, tesoro, quanto carisma hai? 3, uh, stai a posto. Stai a posto proprio. E allora dai, sei proprio perfetta. Fantastico ragazzi, non penso dobbiamo fare altro perché... Abilità il consiglio a livello di carisma, ma lei ha tutto, eh, e quindi sotto questo punto di vista stiamo a posto. Poi tu tesoro. Um, visto che stai a casa, ragazzi, perché era veramente distrutta, vorrei lavorare un po' anche sulle aspirazioni, ragazzi. Quindi, tu vieni qui e puoi esercitarti. Mentre lei, ragazzi, deve presentarsi a 10 sim. Quindi addio, che cappero avete combinato? Eh, vabbè, ma dai, sostituisci Allora No, vabbè, non ci credo Vabbè, ma che cavolo Datevi una calmata Allora, innanzitutto riempi la ciotola E vediamo un po' il nostro Sai invece cosa deve fare Il piatto lascialo lì, perché Allora, lavoro fra 15 ore Creare dipinti non iniziato Eh, ragazzi, diciamo che Vabbè, ma che sfiga Ma che cacchio è sta casa Dunque Oh, dopo che andate in bagno voi due il eh, proprio il tracollo. Dicevo, diciamo, ragazzi che mm, io immagino grandi problemi, sinceramente, tra Anastasia e sai. Nel momento in cui la nostra capirà. Che il nostro non vuole diventare un pittore famoso. Ma semplicemente vuole dipingere. Lui ama ama dipingere, ragazzi, ma non eh, non ha alcuna intenzione, tesoro, vieni qua, eh, vendi tutto. Non ha alcuna intenzione di dipingere per aumentare di fama, ecco questo intendo io. E lei questa cosa, ragazzi, secondo me non può tollerarla. Perché? Perché lei eh, vuole, essere, vuole diventare un'attrice famosa. Per lei, ragazzi, la fama è tutto. Eh, e quindi si domanda, ma come fa? O meglio, si domanderà un domani. Io già più o meno voglio anticiparvi qualcosina e si domanderà ma come cappero fa uh, questo qua non arrivarci a capire comunque che la fama è importante, a capire che io che sono un'attrice ho bisogno di avere accanto um, un uomo comunque importante, però ragazzi sai è così, a lui non gliene frega niente di uh, diventare famoso, lui vuole semplicemente dedicare tutta uh, la sua vita alla pittura, perché questa è la sua più grande passione. Purtroppo sappiamo com'è fatta Anastasia, ragazzi. Quindi, vabbè. Tu sei tornata, tesoro. Bentornata. Era meglio che non tornavi perché, ti è, guarda qua, già hai lo schifo che ti attende. Ho oh, Aggiungi un additivo per il bucato dei fiori. Hai qualcosa? No, direi però che a questo punto potresti. Fare ecco. Innanzitutto, vieni qua e asciuga. Per cui, ragazzi, iniziano le pulizie. Vieni qua, vabbè, qua, asciugherai. Poi ragazzi ripulirà sto piatto e ovviamente si occuperà di fare il bucato nella tinozza. Insomma sì ragazzi, ehm, ella è sempre 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 alle prese con le pulizie. Allora, la nostra tiana è tornata e visto che tua madre ha già tirato fuori i panni da questo bagno... Potresti venire qui e farti una doccia Che acqua? Sì Ok, perfetto la tesoro Ce la possiamo fare? Ti prego Lava nella tinozza Brava, molla Molla, molla Dopodiché fai il bucato lava nella tinozza Ora dovrebbe prenderli tutti Forza, tesoro Uh, raggiunto livello 3 di pittura, Tesoro, dove stai andando? Non voglio farmi. Ok, non voglio farmi gli affari tuoi, però eh, insomma sembrava una cosa già difficile. Allora, qua lei sta facendo la doccia. Oh, chi è qua? Fermi, si stanno scatenando le rovine. Ti va di, an di andare a vedere. Guarda un po' chi ti chiama. Ecco, eh, questi sono i parenti di Sai. Però no, eccola eh, là. Perché lei, ragazzi, sta male. Io non lo so. Ma che cacchio, ma. Cioè, eh, ragazzi, nello scorso episodio, off camera, si era già ammalata. Io l'avevo già curata. A volte, questi Sim sono veramente un disastro. Allora, ti prego, prendi la medicina. Perché, nel frattempo, direi che come minimo, no? Puoi eh... vendere le piante. Diciamo. Ok, qua ha venduto tutto. Eh, ragazzi, se no, Anastasia. Detto proprio fra noi, non fa un pepero tutto il giorno, almeno finché il lavoro non inizierà davvero a ingranare. Allora, qua. Madonna, sono infuriate. Prova a applicare la terapia qua e stringere il legame con le api. Allora, tu, patata, invece... vabbè, ma allora ditelo. Ragazzi, ma che due pere. Cioè, non, non capisco... Sost eh, no, no, vabbè, sostituisci, però tesoro. Eh, qua è un macello. Chi è? No, senti cocco, stai lontano da questa casa. Proprio te lo dico prima di subito che devi stare lontano da sta casa. No, 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 patato, che stai facendo? Ha incavolato perché c'è il vampiro. Ma povero, allora senti, fai una cosa. Vai qua i compiti, guarda. Fin troppo a disagio, ecco, vieni qua. Se là sei fin troppo a disagio, vai qui. Forza su, tesoro. Qua non dovresti essere molto a disagio. È la tua stanza, non c'è niente che fa schifo. Fai i compiti e siediti qua. Oh, perfetto! Va bene, andava bene anche lì. Come è andata, tesoro? A questo punto ragazzi direi che Tanto c'è cioè, lei che Oddio poverina prendi sposta il bucato Vai appendi il filo e stendi biancheria Ragazzi direi che ci vediamo per il compleanno a questo punto Di Genoveffa allora, ragazzi, intanto che aspettiamo il giorno dopo per festeggiare il compleanno di Genoveffa, e a questo punto, visto quanto manca, anche il compleanno di Alexander, ragazzi, perché tanto sarà almeno uno. Audizione superata! Caspita se sei una sorpresa, Anastasia! Voglio dire, in passato abbiamo avuto attori che hanno superato qualche audizione, è solo che normalmente serve qualcosa di più di una mazzetta al direttore del casting. Continua così. Risparmiando sulle mazzette, potremmo addirittura finire l'anno inattivo. <ride> Quindi, sì, ragazzi, ce l'ha fatta. La nostra ce l'ha fatta. Sei contenta, tesoro? E si sì, chiesta la tizia, scusi, ma lei chi è? No, senta, non... non siamo interessati. Quindi, vieni qui, tesoro, e lei racconterà. Ovviamente, andrà a caccia di complimenti con sua madre come minimo. Perché sì. Mentre tu, eh, caro mio, è proprio il caso che vai in bagno invece, altro che caccia di complimenti. Mamma, sono stata strepitosa, dovevi vedermi. È proprio il lavoro adatto a me... Tesoro, la mamma non aveva dubbi... Del resto, mica sei una lama... Sei portata per la recitazione... Oh sì, mamma, sono veramente distrutta... Fare quello spot mi ha sfiancata... Ora capisco quanto sei stanca tu... Quando devi fare le pulizie... Beh, tesoro... Diciamo che non è proprio la stessa cosa in questa casa... Sembra sempre che stia per esplodere una bomba da un momento all'altro... Però sì... Sì, diciamo che non viviamo nella casa delle bambole, che qui potrebbero tranquillamente viverci anche dei rospi, per quanto questa casa sia umida e faccia schifo. Però vabbè, dettagli: no, vabbè, tesoro, non dire così. Non dire assolutamente così. Lei se la ride, non ha capito che la madre dice sul serio, vabbè, e quindi ragazzi, sì, direi che eh, ci tenevo tanto a mostrarvi questa cosa, e a mostrarvi inoltre un'altra cosa molto importante, anzi, altre due cose. Prima di tutto. Dov'è, 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 vabbè lei ha raggiunto il livello 5 di pianoforte, uh, dov'è, dov'è, ma dov'è, lui ecco sai ha ottenuto una promozione archivista dei libri d'arte e soprattutto il nostro Alexander, ecco qua, getta l'amo, fai che un sim raggiunga il massimo livello delle abilità di pesca, quindi ha raggiunto il livello 10 di pesca ragazzi. Eh sì, a questo punto ci rimane soltanto, um, cioè gli rimane soltanto ragazzi, deve collezionare 20 tipi di pesci quindi ne mancano soltanto 7, secondo me può farcela e poi ragazzi ovviamente avrà terminato perché questo dovrebbe essere l'ultimo step. Quindi ci vediamo al compleanno di, Ana, di scusate, Genoveffa e Alexander il giorno dopo, che festeggeremo qui in casa Snow. Una festicciola molto, molto tranquilla con eh, amici e familiari. E quindi ci vediamo dopo. Va bene, ragazzi! C'è Anastasia che ci sta allietando con le sue incantevoli note. Ed il giorno dopo è finalmente arrivato, come potete vedere coincide con il primo maggio. Allora, c'è un'altra notizia importantissima che devo darvi. Maestro delle bevande ha ottenuto una promozione. Dovrebbe andare al lavoro fra due ore, ma non andrà da nessuna parte. Perché oggi il passerà d'età, che è qua. Wow, fai i fichi fichi con Cenerentola, bene tesoro ehm, Prenditi un giorno di vacanza, dai Cuoco Perché cuoco? Maestro delle bevande, ma dove hai visto che è cuoco? Vabbè sì, perché la carriera ragazzi appartiene sempre a quella culinaria Lei sta qui a cantare e la nostra invece è qui Che sta preparando perché come sempre Verrà tutta la sua famiglia ragazze, e lei vuole Come dire no? Essere pronta lei ragazzi invece sta per ottenere il secondo punto eh, dell'abilità di cucina perché più tardi, ecco, fra quattro ore, dovrà andare a lavorare e ci deve andare ragazzi perché una come Tiana va a lavorare assolutamente, non rinuncerebbe mai. Perfetto, allora tesoro vieni qui, fai pipì come una campionessa, fai la doccia. Non appena la nostra avrà finito... <coughs> Caro pure tu, ti prego, datti da fare. Quindi fai la doccia. Lei, ragazzi, sta suonando. Notare questo. Prendi in giro Tiana. Evviva, ragazzi. Proprio non si smentiscono mai. Non appena avrà terminato qua, ecco, i piatti ci sono. Farà questa cosa, ragazzi, ovvero um, pianificherà un evento sociale. Perché sì, bisogna assolutamente festeggiare. Quindi pianificheremo un bel compleanno, poi si precipiterà a preparare una torta perché ne abbiamo assolutamente bisogno, quindi festa di compleanno. Evento obiettivi. No, tanto non ce ne fregavamo un per lo stesso. Quindi i festeggiati sono Alexander e Genoveffa. Ospiti. Ovviamente vabbè ragazzi, massimo 15 ospiti. Partiamo da questi. Pronto, la Ilaria. Poi vabbè, c'è Anastasia, c'è Tiana, c'è la sai? Vabbè, lui è festeggiato, quindi questi qua. Fornitore di catering no, perché ci, se ne occupa lei. Intrattenitore no, perché volendo c'è Anastasia che ci delizia. Abbiamo anche il mixologo, vabbè che è il festeggiato. Però vabbè dai, massimo il mixologo. Non facciamo stancare Alexander. Ecco qua. E direi che assolutamente... Questa... È La casa quindi, tesoro, corri immediatamente. Perché la festa di compleanno non dura all'infinito. Corri a preparare una torta, butterai dopo il cibo variato. Perché ora non, non si può, non si può fare. Allora, dunque, secondo me, lei preparerà questa qui perché è quella che vedo più simile, ragazzi, a diciamo che si di più sul verde. Che è il colore che sceglierebbe uh, la nostra, il colore della nostra Genoveffa. Notare il look della nostra Tiana, ragazzi. Guardate quanto è bella, è proprio bellina. Io la adoro tantissimo. E... e vabbè, Alexander, ti prego, non, non l'inno di te. E tu, tesoro, hai fatto quello che dovevi? Consegui il livello 6 di abilità con uno strumento, scrivi 4 canzoni, ok, perfetto, ora non ce ne frega niente. Vieni qui e ovviamente... Eh, sei riconoscente, eh. Caro, um, ma che hai fatto? Hai messo sulla pancia. Ragazzi, mamma l'ha messo su un po' di pancia, e come? Ma che è successo? Non lo so. Comunque, vabbè, tu vieni qua perché ovviamente eh, ringrazierà per la presenza, ragazzi, come minimo, no? Vabbè questa ragazzi sta... lasciamola stare Canta della festività del primo maggio E poi forma un bel gruppo Qua che hai fatto? Che hai fatto tesoro? Ringrazio anche lei per la presenza ragazzi Ma perché? Notare il passo spavaldo Eccolo il mito Poi racconta una storia buffa Questa ancora cerca di mettere pace fra sti due ha... Fra sti due non ha capito che è inutile Condividi lo spirito del primo maggio Pardew Ringrazia per la presenza, insomma vabbè ragazzi, condividi lo spirito. Farai tu stavolta un... Um, formerai tu un gruppo tesoro con tutti gli snow. Ecco qua, perché gli altri ragazzi possono comunque spostarsi da soli, ecco. Come stiamo messi qua con sta torta? Sì, senti tesoro, no, le acrobazie, cioè arriviamo al sodo. Nel frattempo, lei, cara, vuoi uscire dal bagno? Questo si infila nella stanza degli altri. Cioè, ragazzi, non ho parole. Vieni qui, tesoro. Fai una presentazione amichevole con chi non conosci. Mi raccomando. Vediamo un po'. lei, sì, tesoro. Lei dovresti conoscerla, eh. Mamma mia, ragazzi, guardate quant'è incavolata. Ma altro che spirito del primo maggio. Un paio di pere. Allora, qua, che cappero sta accadendo? Dotto, si è dato. Ok, perfetto. Tu, per favore, pure tu, vai in bagno. Questo già sta. Guarda, già, già sta mangiando, ma non puoi aspettare un minuto. No, ragazzi, non ho parole. Oh, tesoro, vai. Lascia. Ti prego, molla. Ok. E aggiungi le candeline, poi ci pensa lui, ragazzi. Ci pensa lui, verrà qui. Chiederà a tutti di prendere una porzione. Quindi prendi una porzione insieme. Mentre invece la nostra farà. Un'azione forma un gruppo e formerà il gruppo con Tiana, Anastasia, Genoveffa, Sai e, 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 e Ilaria. E loro invece prenderanno una porzione insieme. Questa qui. Quindi, sì, forza, forza! Tutti a mangiare, poi bisogna festeggiare qua un macello, ragazzi. Una cosa proprio allucinogena. Sì, piacere un vero, lo conosci da vent'anni. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi, non ho più parole. Tesoro, basta cantare, abbiamo capito. Veramente, abbiamo capito, vattene. Ciao. Allora, vogliamo per favore andare a nutrirci in qualche modo? Basta, Charlie. Eh, ragazzi, lo chiuderei a gran voce. Attenzione ai rifiuti, perché poi le bucce di banana si sprecano. Eh? E non voglio qualche osso rotto alla mia festa, va bene? Va bene, caro, abbiamo capito. Edotto, tu hai capito che l'uscita è dall'altra parte. Oddio, ragazzi, forza, tutti a mangiare qualcosa. Questo prepara bibite come se non ci fosse un domani, va bene? Prendete posto, signori. Oh, scambia qualche chiacchiera con tua zia perché, guarda, è un periodo che è altro che plum, plum Bob. Girato, dove va? Ma Io dico, volevamo parlare un attimo con te e te, te la svigni così. Vabbè, ehm, impara a conoscere, dopodiché condividi l'entusiasmo perché, come minimo, eh, ragazzi, che non condividiamo l'entusiasmo. Mi pare il minimo, no? Allora, che è qua? Tradizione completata, non so quale, ragazzi. Però lui dice di sì, perfetto, mi fa tanto piacere. Forza, sedetevi perché dovete. Ecco, chiacchiera un po' con loro: tipo, Tesoro. Ti sei cambiata la buona mazza. Proprio la prima cosa che hai trovato nell'armadio. Bene, mi fa piacere. Ehm, no, volevo fare dov'è, dov'è, dov'è? Si riconoscente. Perché ovviamente lui, ragazzi. Eh, sì che è riconoscente. Anche lei. Dovrebbe essere riconoscente con Sai se io lo trovo, perché ragazzi, con tutti questi sim, ma dov'è Sai? Sai? Ma tu stai ancora qua, ragazzi. Vieni qua, prendi una porzione. Ragazzi, è un disastro. Ce la fate a star seduti 5 minuti? Eh, avrei voluto io provare la griglia, ma la mamma non me la fa ancora toccare, dice che sono inesperta. Tesoro, tua madre ha lavorato per anni in questo settore. Non te la prendere se ancora non ti fa usare la griglia. Hai ragione, zia, hai ragione. Ma prima o poi imparerò perché il mio sogno è sfornare tanti cupcake. Che cosa c'entra con la griglia? Vabbè, mistero, ragazzi: farà dei cupcake alla griglia? Mm, mi auguro di no. Oh, visto che tu vuoi prenderla in giro? Eh, ragazzi, figuriamoci se non lo fa. Quindi, perfido, vediamo un po' se è perfido, non mi ricordo mai, perché non le faccio praticamente mai queste interazioni, ragazzi. No, forse è malizioso, però. Malizia? Mm. Prendi in giro per il coraggio. Eh, bella, è coraggiosa, tesoro mio. E come se lo è? Tu qua puoi essere riconoscente, con sai? Per favore? Oh, si sì, riconoscente, che tu non sei mai riconoscente con... Fai fichi fichi con Sai, dai ragazzi, buonanotte Sì, perché loro, off camera, è così ecco, perfida con Cucciola Perché? Hanno fatto fichi fichi, ragazzi E uh, evidentemente, sapete, il primo fichi fichi Evidentemente adesso ci ha preso gusto, che vi devo dire, non lo so E quindi è così Perché con la litigate voi? Basta! Fatela finita, guardate come la prende in giro e guardate lei che ci scherza su perché Tiana è così ragazzi. Lei è così, lei non se la prende. Ma sta succedendo di che tesoro? Non sta succedendo un pelo. Ecco, cantate, cantate. Madonna ragazzi, sta famiglia, io la adoro. Allora dunque tesoro... Uh, che è qua? Racconta delle storie, sì, potresti raccontarle a lei. Quindi buffo, racconta una storia buffa. Sai, giusto per render partecipi. Sai, la nostra sarà una vita come nelle case delle bambole. Però tu non devi essere un dinosauro, capisci? Devi evolverti e essere all'altezza della stella. Eh, ovviamente, ragazzi. Evviva la modestia, come sempre. Perché noi sappiamo che Anastasia è molto modesta. E quindi è ovvio. Poi, tesoro, puoi essere riconoscente con tuo marito? Per favore. Dai, che io so... Che tu vuoi essere riconoscente perché... Uh, racconta poi, prima raccontagli una storia coinvolgente. Perché sì, ragazzi, cioè comunque um, Alexander è l'amore della sua vita. Con lui ha avuto tre figlie. Non è roba da poco. Ok, ragazzi, festeggiamo. Tanti auguri alla nostra Genoveffa Che sta per esprimere un desiderio. Vai tesoro, sa so. quale desiderio devo esprimere. Voglio diventare una musicista straordinaria. E eh, certo tesoro, è ovvio. Diventerai sì, una musicista straordinaria, eh, come minimo, eccola qua, che è abilità di malizia. Ah, allora, Genovè è passata età, ragazzi. Lei ha acquisito, vabbè, il, mh, tratto responsabile, perché di più eh, difficile con loro. Genio musicale, quindi già sappiamo che vuole essere un genio musicale. Sappiamo che è perfida, che è amante della musica. Quindi, vorrei darle un altro tratto positivo. Vediamo un po', mmm, -hmm. mm -hmm. Lei allora, forse me la immagino perfezionista. Sì. Si impegna molto secondo me nelle in ciò che vuole ottenere, ragazzi, ecco. Sì, perfezionista. <ride> Auguri tesoro. E mentre alcuni ragazzi iniziano ad andare via perché okay. si sa com'è, <coughs> scusate, arriva anche il turno di Alexander di esprimere un desiderio perché vedete siamo a meno uno. E sinceramente fare un'altra festa il giorno dopo, ragazzi, per me non ha senso. Sta qui, quindi forza Alexander. Alexander. <coughs> Ti prego, caro. Capisco che sia difficile capire. Ok, da qua. Ragazzi, ma, cioè, voglio dire, solo i sim Ora, ditemi voi come faccio a fare una foto, io a questo oh, vabbè, ragazzi, oh, ha capito Bravo, tesoro, hai capito, dai, vieni qua <coughs> Auguri anche ad Alexander Oh, mamma mia, ragazzi, anche lui finalmente anziano, dico finalmente eh? Perché sì, ragazzi, perché vi ricordo che quando Tiana diventerà l'erede in carica eh, Alexander dovrà già essere deceduto, morto, poverino, Giovana, ecco, dovrà già essere stato portato via dal tristo. Perché una delle regole della terza generazione, quindi dell'erede, appunto di, di Tiana, diciamo, della generazione di Tiana. È che il suo papà deve morire prima che lei diventi giovane adulta. Ora, Tiana, stiamo messi così. Siamo a meno 8. Io cercherò assolutamente in questi otto giorni di um, darmi da fare con queste abilità e cercare di ottenere questi sette pesci mancanti però ragazzi cioè, è giusto per nel senso Alexander non è un un erede è comunque un simino che ha bisogno di ottenere determinati eh, requisiti ecco diciamo soddisfare determinati requisiti quindi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, ripulisci cara, perché sì, se vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC, mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina perché ne vale veramente, veramente la pena. Detto questo ragazzi io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando come sempre al prossimo ormai lo sapete più che bene, mi scusa ancora per la voce sul sul simmers e non...